Come potete vedere queste immagini, allora abbiamo la discarica alta 150 metri, correggetemi se mi sbaglio. Questa è una montagna piena di rifiuti. Quei teloni sono stati messi male, non sono, la discarica risulta ad oggi neanche totalmente coperta. I teloni sono forati, ci sono addirittura dei pneumatici che tentano di tenere i teloni. E poi c'è tutto il percolato che da questa montagna di rifiuti scende, compromettendo nuovamente i terreni agricoli, anche perché qua ci coltivano, lì potete vedere uliveti, ci sono dei vigneti. E queste vasche non dovrebbero neanche esistere qua, guardate bene. Questa invece è la vasca sicuramente che è stata, con l'ultima alluvione, ha subito dei danni, c'è una piccola frana, quindi tutto il percolato che era dentro questa vasca è finito direttamente in valle. È una fine in mare, giustamente. Ormai io penso che il territorio è compromesso, il danno ambientale è inestimabile. E sicuramente saranno state compromesse anche le falde acquifere, quindi il danno è proprio serio. E noi abbiamo interpellato nuovamente il ministro dell'Ambiente alla luce degli ultimi danni che ha prodotto l'alluvione. E chiediamo subito a tutte le istituzioni di intervenire, di smetterla di tacere, perché le istituzioni sono rimaste in silenzio per troppi anni, troppi, non è più tollerabile. Non è giusto che si investa in trivellazioni, in ponte sullo stretto, in opere inutili, quando le priorità dei calabresi sono ben altre. Quindi chiediamo subito un intervento della regione e un intervento del governo, che mette a disposizione i fondi per le bonifiche in Calabria. Siamo stanchi di morire in silenzio.